Lei abita qui? Sì, abito qua sopra. Ma che pensa del fatto che ci siano le fogne attaccate alle pareti delle mura? Una schifezza. È uno scandalo. Ma come mai i tubi delle fogne sono proprio qua? Perché la strada principale superiore sta a dislivello rispetto alla fogna superiore. Dovrebbero essere messe delle pompe di sollevamento per portarti verso l'alto. Ma è sempre stato così? Anzi, pure all'aperto erano prima. Ora stanno i tubi discendenti, prima proprio all'aperto. Per i bisogni che dovevano fare, c'avevano il cosiddetto urinale di goccio che buttavano dalla finestra. E quindi in un certo momento si è formato tutto uno strato di porcheria. I tubi sono stati messi in un secondo tempo perché negli anni 50 la popolazione è aumentata in questa zona, però i tubi sulle mura ciclopiche è una schifo e quindi si deve risolvere questo problema. C'è il balcone di qua. Sì. Ci fa strada. Ecco le mura ciclopiche, da là si vede tutte le fogne, tutte le rotte a cielo aperto. Voi residenti, voi che vivete qui, potreste fare autonomamente qualcosa per eliminare voi le fogne e metterle dall'altra parte? No, non ce la facciamo, perché le spese sono tante. Io per esempio non è che lavoro, dall'altra parte l'ha fatto il comune, perché di qua no? Mica siamo figli della gallina nera noi, ecco. Ma queste case non sono abusive. No, questo è tutto regolare. Tutto regolare. Tutto regolare. La mattina quando apri una puzza da morire, poi sta. Tu metti la finestra e te la levi. Ferentino è un paese bellissimo, peccato che le fogne stanno ancora là. La soluzione si deve trovare perché, non schifo c'è, siamo giusti.